Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele e vi chiedo subito scusa in quanto oggi avrei dovuto recensirvi questo nuovo piccolo drone economico sotto i 250 grammi, ma purtroppo le condizioni meteo non me l'hanno permesso, ma poco male, la sua recensione arriverà entro pochi giorni. Oggi invece voglio discutere insieme a voi di un argomento che avrei voluto portarvi qui sul canale già da un po' di tempo, ma c'è sempre stato qualcosa dentro di me che mi fermava. Forse si trattava dell'affetto che provavo e provo ancora per questo marchio, che a questo punto avrete capito qual è, o forse l'avrete semplicemente letto nel titolo del video. Beh, esatto, si tratta di Absan. Oh Absan, cara Absan, beh, chi di voi si è affacciato al mondo dei droni in tempi relativamente recenti, magari con l'avvento del DJI Mavic Mini, magari nemmeno conoscerà. Ma si tratta di un produttore cinese di droni di fascia media che all'incirca 4-5 anni fa, quando non era presente molta concorrenza, riusciva a proporre dei droni con ottime qualità a prezzi davvero accessibili e convenienti. Lui, il modello H501S, è di fatto il mio primo drone serio dopo una sfilza di MGX e Simavari. Ok, ad oggi si tratta di un drone decisamente obsoleto, con bracci fissi, motori brushless, GPS a bordo, cam Full HD fissa anch'essa, non inclinabile, ma con segnale video analogico, quindi con display su radiocomando e visore FPV abbinabile tranquillamente, cosa non da poco. E resta ancora oggi uno dei miei droni preferiti, che è riuscito a ritagliarsi un piccolo angolino nel mio cuore. Ve lo recensì tanto tempo fa, quando all'epoca utilizzavo ancora l'iPhone 6 come videocamera. Se volete recuperate questo video ricordo nella scheda qui in alto a sinistra. Fatto sta che vi portai decine di video guide su questo drone, a partire dagli aggiornamenti, che no, non erano semplici come oggi, applicazione via, ma bisognava connetterlo al computer, cortocircuitare addirittura dei pin, insomma era una cosa abbastanza complessa. Un drone che ho adorato tantissimo e da lui è nato anche il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, a cui invito ad entrare tramite il link in descrizione dei video. Quindi un marchio che rievoca tanti ricordi in noi vecchi appassionati e che è stato una vera e propria scuola di droni. Cosa è successo poi? Beh, poco più di 2 anni fa, in seguito all'uscita dei primi droni pieghevoli della DJI, Absan rilasciò il suo Absanzino. Si trattava del primo drone economico pieghevole che cercava di scimmiottare e imitare un po' il DJI Mavic Pro, ma a un prezzo davvero molto molto più basso. Lui, quando venne rilasciato, ve lo recensì subito, aveva davvero tanti problemi che col tempo, con gli aggiornamenti, sono stati risolti, diventando ad oggi uno dei droni economici più affidabili sul mercato, anche se inizia ovviamente ad essere obsoleto per qualità di plastiche, per la qualità della cam, del suo gimbal, eccetera eccetera, ma resta comunque un ottimo drone. Non è stato sicuramente lui la causa del tracollo di Absan. Il vero problema di Absan è sorto quando questo marchio non è stato più in grado di rinnovarsi e di conseguenza non è stato più in grado di rinnovare nemmeno i suoi droni. A partire proprio dall'Absanzino 2, drone di svolta in negativo per il marchio cinese. Di fatto si trattava di un Absanzino 1 con pochissime migliorie, ma la cosa peggiore è stata che, a differenza del primo Absanzino, l'Absanzino 1, che è stato aggiornato costantemente, migliorato nel tempo, l'Absanzino 2 è stato abbandonato a pochissimi mesi o forse settimane dal lancio. Ad oggi è un drone con ancora tantissimi problemi software, di cam, di gimbal, insomma quasi inutilizzabile. Voi penserete quindi che Absan stia cercando di rimediare a questi suoi errori, di aggiornare il suo Absanzino 2, ma non è così. Absan, invece di aggiornare i suoi droni di punta, ha iniziato a sfornare nuovi, con tante virgolette, droni a ciclo continuo. Ne esce quasi uno al mese. Ma il problema è che questi droni sono la fotocopia esatta dell'Absanzino 2, con gli stessi identici problemi ma con qualche piccolo cambiamento e con nomi altisonanti, l'ultimo dei quali è stato questo. Il nome c'è, non riesco nemmeno a pronunciarlo perché mi fa ridere. Absanzino 2 Pro Plus, non Plus Ultra, insomma una cosa assurda. Che cosa cambia rispetto all'Absanzino 2? Può essere controllato con il solo radiocomando, senza smartphone.
E come questo modello, negli ultimi mesi ne hanno sfornati una valanga, quasi del tutto identici tra loro, mandando in crisi, in confusione, i pochi appassionati del marchio rimasti. E a questo punto, ragazzi, capite bene che Absan, un marchio che un tempo era simbolo di qualità e convenienza, è diventato oggi simbolo di confusione totale. Tanti droni con pochissime differenze, tanti difetti e prezzi ormai nemmeno più convenienti. Ed io sono davvero arrabbiato, amici, perché, come vi ho detto all'inizio video, sono ancora legato a questo marchio, non mi capacito del tracollo in verticale a cui è andato incontro e spero ancora che riesca ad evolversi e migliorare, magari proponendo un drone sotto i 250 grammi. Chissà, ad oggi io non me la sento di consigliare Absan a chi mi chiede un drone con cui iniziare o magari un drone economico da abbinare a un Mavic. Consiglio al loro posto magari i droni Fimi di Xiaomi oppure nuovi droni economici di qualità come l'F11 o l'SG906 eccetera eccetera, insomma i soliti che trovate linkati qui sotto in descrizione video. Bene, penso di avervi detto praticamente tutto, ora però voglio sapere la vostra opinione su questo marchio. Avete mai acquistato un drone della Absan? Come vi siete trovati? Avete rimpianti o avete considerazioni da fare? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. In descrizione video invece vi lascio i link per acquistare un po' di droni che io vi consiglio, oltre al link per entrare nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, il mio gruppo Facebook e il mio canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! Anche perché nel mio canale Telegram pubblico giornalmente le offerte aggiornate su tantissimi droni e altri prodotti, oltre alle segnalazioni sui nostri nuovi video. E detto questo, se volete supportare mi basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale YouTube se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Noi ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento al nostro prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddX2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!